cassa disponibile e tale da poter essere attaccato da queste procedure. Per cui si presenta qui per il riconoscimento in maniera conforme a quanto dettato dai principi contabili esclusivamente il approva giustamente che è stata un'azione coattiva che ha messo in moto che l'area economica, tecnica e finanziaria ha messo in moto, quindi approviamo condividendo questa responsabilità un atto del 2013. Allora si è prenotato il consigliere Imparato è stata questa è la cosa per questo dobbiamo andare in la provincia le va a pagare. No, io allora siccome io sto votando chiunque, perché tra l'altro voi volevo sapere se siamo ci sono stati notificati nel 2014. Sono procedure anche del 2013, dai primi dati che sono riusciti ad ottenere dal settore avvocatura che sono. Io direi al Presidente che probabilmente in casa se non penso di ragazzi mi trovo di 30.000 euro. Depositati. Questo per lo meno ci entrare un punto che era molto atteso oggi, quello su ecoambiente, anche in previsione del fatto che tra qualche mese potrebbe non esistere più, si fa un cambio gestionale, quindi che cosa significa? Non solo che fra qualche mese non esiste più, ma è un tentativo anche questo di intervenire su una società modificando una governance in buona sostanza. Io ho invitato il Presidente, ho invitato l'Assise a entrare nel merito e capire effettivamente l'operatività di questa società, se questa società rende un servizio ai cittadini della provincia di Salerno oppure no, perché se così non è, è inutile ricercare escamotage solo per arrivare all'ennesima poltrona, perché il tentativo è solo questo, bisogna dirlo fuori dai denti con chiarezza, ma entriamo nel merito, se questa società funziona, rende un servizio, altrimenti registriamo queste cose, siamo pronti anche a collaborare, perché io voglio capire, entrare nel merito e le criticità portate in discussione questa mattina, se ci sono, anche a votarle e nel caso a denunciarle. Intanto i dipendenti però brancolano nel buio, nel senso c'è questo documento forte di dipendenti che dicono noi non siamo delle persone che devono essere degli esuberi, non lo siamo e non riteniamo di esserlo, e giù invece si sono incatenati quelli della Rechi Multiservizi, è una brutta situazione, un brutto fine anno. È un brutto fine anno, una brutta situazione per i lavoratori con i quali io sono solidale, però figlio di un'anomalia tutta italiana che questo governo ha voluto, è la riforma delle province, questo decreto del Rio ha modificato le province, noi siamo eletti in provincia non con il voto del popolo, è già la prima anomalia, e poi è una provincia di Salerno, noi lo dicevamo prima e lo continuiamo a dire adesso, le province stanno avendo una trasformazione di risorse senza ancora stabilire le competenze, quindi in attesa ancora di questi decreti attuativi, e nessuno in questo ente, Palazzo Sant'Agostino, muove un dito, nessuno protesta verso il governo.
governo nazionale perché questa situazione venga, quantomeno insieme a tutte le province in Italia che oggi sono in questa condizione, venga affrontata in maniera seria. Affrontare in maniera seria significa anche tutelare i lavoratori, tutelare i dipendenti, significa anche tutelare i servizi che l'ente provincia deve offrire a questo territorio, perché ricordo che la provincia di Salerno non è una provincia come le altre in Italia, ma ha un territorio vasto, una delle più grandi in Italia come dimensione, come estensione e come popolazione, per cui una caratteristica forse unica che va tutelata con maggiore incisività e non chinandosi a quelle che sono le volontà, questa mania di riformismo che c'è oggi in Italia, che ci porta dalla riforma dalle province, dalla Del Rio all'articolo 18 ad avere una miriade di riforme incompiute. Grazie. Questa possibilità di cambio di governance che si paventa rispetto a Ecoambiente, che futuro ci dobbiamo aspettare allora su questo argomento? Ma che la minoranza non abbia voluto votare questo provvedimento fa parte del gioco democratico, così come un po' di anni fa la stessa minoranza non votò l'atto dualistico. Insomma, è un gioco democratico a cui ci si deve attenere tra maggioranza e opposizione. Insomma, quindi anche se oggi maggioranza e opposizione in questa provincia, insomma, veramente ha poco senso, in tutta onestà. Voglio sperare che nel prossimo futuro ci sarà la provincia e non certamente una maggioranza in opposizione fino a quando il nuovo statuto non prenderà vita, ecco, mettiamola così. Sono auguri amari anche quelli di oggi, giù ci sono i dipendenti della Rete Multiservice incatenati, su c'è comunque questo stato di agitazione dei dipendenti che continua con tanto di documento. Lei ha detto viva il lupo, però mi sembra che questo lupo abbia la pellaccia dura. Insomma, purtroppo noi paghiamo anche un conto certamente non felice, non gioioso, insomma. C'è una situazione generale nazionale che non fa giustizia, insomma, per quanto riguarda le province italiane, nella fattispecie la provincia salernitana che, insomma, ha un numero enorme di problemi. Analizzando semplicemente i 158 comuni, insomma, è la seconda provincia per estensione d'Italia, quindi voglio dire, sicuramente quando si parla di province non si può fare di tutto un erbo un fascio. Insomma, certamente la provincia di Salerno ha delle peculiarità sulle quali bisognerebbe dare più attenzione, ma questo, come dire, quando si ha un'onestà intellettuale di discernere. Qua purtroppo questo discernimento non c'è stato e c'è stato un impazzimento generale, insomma, per cui paghiamo il costo. Che risposta si può dare a questi dipendenti, sia quelli provinciali che quelli della partecipata? Ma noi, insomma, per quanto riguarda i dipendenti provinciali, mi sembra che una prima risposta in questo Consiglio Provinciale, o meglio, più che risposte, una bozza di risposta che deve essere certamente mediata con il Consiglio regionale, con la Regione Campania. Cioè, è chiaro che la Regione Campania deve bloccare rapidamente e immediatamente i trasferimenti da altre regioni, perché se ci sono degli esuberi come ci sono nelle cinque province campane, è normale che un ragionamento bisogna farlo di ricollocazione, soprattutto con i dipendenti delle cinque province campane. Questo mi sembra logico. Insomma, il fatto di avere istituito stamattina un tavolo permanente, di un osservatorio, insomma una commissione che debba tenere a cuore non soltanto i problemi dei dipendenti provinciali, ma un po' i dipendenti di tutte anche le partecipate, insomma, della provincia stessa, mi sembra che sia una buona partenza. Insomma, certamente è estremamente difficile dare risposte immediate a problemi purtroppo in alcuni casi cronici o in alcuni casi acuti, insomma è un po' difficile dare risposte immediate. Noi riteniamo che le priorità per questo ente sono altre, c'è da parlare del ciclo integrato dei rifiuti, della tutela dei lavoratori. Non mi sembrava opportuno portare all'ordine del giorno una modifica di uno statuto, non della provincia, ma addirittura di una società provinciale. Magari ci saremmo aspettati di votare lo statuto della provincia previsto praticamente per il 31-12-2012. Invece votiamo praticamente il nulla.
continuiamo a perdere il tempo quando ci sono problematiche che attanagliano l'intera provincia e che andrebbero invece analizzate e risolte.